Buongiorno e buona domenica. Oggi l'argomento del giorno è il crisantemo. Voglio un po' sfatare la cosa che venga associato al cimiteri e come fiore dei morti, solo per il fatto che comunque questo fiore nasca in quel periodo. Quindi nasce a novembre, benissimo, fiore dei morti, fiore da portare al cimitero. Ma questo in Italia, perché all'estero, nel resto del mondo, indica gioia. Posso fare mille esempi. Ad esempio, in Oriente viene regalato per i matrimoni, per le comunioni, per i compleanni. Addirittura nel Regno Unito per una nascita. In Australia per la festa della mamma. Negli Stati Uniti simboleggia la gioia, la positività. Per cui vedete che è un fiore che viene apprezzato in tutto il mondo. E tra l'altro ce ne sono 200 specie. 200 specie e parecchi ibridi. Il crisantemo è un incrocio tra gli astri e le margherite, a seconda del petalo. Questo, ad esempio, il mio assomiglia più a un astro, non astro del cielo, astro come fiore. Sono quelli con i petali un po' più allungati. E poi ci sono anche quelli a pompon, quelli a palla, l'avrete già visti nei vivai sicuramente. E tutto cambia a seconda del petalo. Come colori ne abbiamo diversi, si passa dal bianco al rosa, addirittura al rosso, poi al lilla, al viola e al dorato. E sono profumati perché devo dire che è un fiore profumato e niente, io ve lo consiglio, soprattutto in questo periodo, per rendere un po' vivace il vostro terrazzo. Con questo è tutto, vi auguro una buona domenica e a presto!